con la puntata di ieri abbiamo un po', diciamo, concluso la riflessione sulle fasi della cosiddetta terapia a caldo che dobbiamo mettere in atto dinanzi al fastidio che gli altri mi danno. Qualcuno mi ha scritto dicendo che forse sto un po' esagerando sul fatto che gli altri mi danno fastidio. Io dico beati e beate coloro a cui gli altri non danno fastidio. Io ogni giorno devo lottare con questa cosa, ma sono contento che ci sono persone che non provano questo senso di impazienza, di fastidio verso gli altri. Non sto parlando di odio. L'odio è già qualcosa di molto più grave. Io parlo proprio di fastidio. E dicevo, ecco, quando io ho subito, come abbiamo visto, questa reazione, devo praticare tre passi. L'atto di fede, vedere l'altro con gli occhi di Gesù, un atto di abbandono in Dio, fidarmi di Lui, abbandonarmi in Lui, l'atto di consapevolezza che anche io posso sbagliare e l'atto di padronanza in se stessi e l'atto di speranza. Tutto ciò mi aiuta a diventare collaboratore del Signore nel guarire le anime, nel guarire il mondo, nel salvare il mondo. I miei piccoli gesti offerti al Signore di sofferenza, la mia pazienza esercitata con il cuore è fatta perché vedo nell'altro il fratello ferito, questo mi porta ad aiutare il Signore a salvare e a guarire non solo la persona interessata, ma il mondo. Dopo la terapia a caldo, cioè dopo che mi sono calmato, dopo che è passato del tempo, e molte volte non si tratta di una settimana, di un giorno, molte volte bastano tre giorni, altre volte ci vogliono anni. Dipende dalle persone, dipende dai caratteri, dipende dai fatti. Quando diciamo che le cose si sono calmate, che non c'è l'animosità, ma la ferita c'è ancora, ecco che noi possiamo passare dalla cosiddetta terapia a caldo alla terapia a freddo. E oggi tutti, dinanzi a collere, dinanzi a liti, dinanzi a situazioni litigiose, dinanzi a ferite, oggi tutti consigliano di aspettare che le acque si calmino, che gli animi si calmino. Perché se c'è litigiosità, se c'è animosità, non si parla, non ci si parla e non ci si ascolta. Perché appunto il primo passo da fare in questa terapia a freddo è ascoltare l'altro. Non solo, ma è saperlo ascoltare. Domani diremo qualcosa su questo e d'altro. Ciao a tutti!